bilancio positivo per le tre giornate di Gioiosa Gustosa. La rassegna, focalizzata sulle delizie agroalimentari, si è svolta nel centro di Gioiosa Marea con un efficace lavoro di squadra tra allestimento e scelta di aziende che sono il top della Sicilia. Prodotti prelibati che si allacciano alle tradizioni delle famiglie e della regione, rispettando e mantenendo i livelli dell'alta qualità, hanno spadroneggiato nei vari percorsi della località tirrenica di Messina con un costante ricambio di folla. L'associazione Gioiosa Gustosa promette di realizzare una decima edizione nel 2023 con nuove delegazioni della piccola media impresa e della platea artistica. La formula cibo di superba qualità, associata al bere raffinato e anche più immediato e spartano per il palato dello street food, si è rivelata vincente. Ad architettare l'associazione Gioiosa Gustosa è stato Teodoro La Monica, che è anche assessore al turismo dell'amministrazione di Gioiosa e sta caldeggiando il concetto di rivalutazione di certe specialità della cucina, anche con le indicazioni e preparazione sul campo della CNA agroalimentare. Una su tutte, il primo piatto murgo a base di pesce con una ricetta segreta, addirittura di una sola attività di ristorazione e o di poche altre. A cooperare alla riuscita della manifestazione gli assessorati regionali all'agricoltura e al turismo, con l'aiuto del comune di Gioiosa Marea e della CNA Agroalimentare Sicilia. In particolare quest'ultima ha selezionato una schiera di imprenditori titolati per questa partecipazione. Partner anche Slow Food Valdemone e la Proloco Gioiosa Marea. Casa di lettura, due piccini giù, cacciano per tu mio, fai tu sali. Messi venuti a sì.